clima rovente al Palasport di Aviano per la gara 1 tra Aviano Basket e Santos Trieste. Ci aprivano così i quarti di finale di serie di subito canestro per Paolo Crevatin, gran giocata per il numero 20 che si ripete qualche istante dopo in penetrazione, subisce anche il fallo. Paolo Crevatin prova allora a rispondere Aviano con Maki Bomben, bene qui in mezzo a due il numero 14, non si ferma però la squadra ospite, 2 per Gabriele Crevatin, ottimo primo quarto per il numero 77, dall'altra parte tripla di Crestan, ma sono addirittura 9 i punti di vantaggio per gli ospiti al termine del primo quarto, altri 2 per Gabriele Crevatin, punteggio 10 a 19 per il Santos, prova subito allora Aviano a rientrare in partita con Andrea Green, palleggia a resto tiro del numero 8, 5 punti consecutivi per lui, qui con la tripla entra in partita anche il pubblico di Aviano, allora i pedemontani provano a mettere la freccia del sorpasso, 2 punti per Nosella, Aviano potrebbe chiudere avanti ma Cacciatori con questa bella penetrazione manda tutti negli spogliatoi in perfetta parità sul 31 a 31, partita viva ad Aviano, altra bomba per Crevatin, solo rete per il numero 77, Aviano che però resta lì con Nosella, classico tiro in fadeaway dell'ex giocatore di Portogruaro, ancora Bomben, ancora fino in fondo, canestro difficilissimo quello del numero 14, il Santos però non molla, Paolo Crevatin con il canestro e fallo, poi riceve, va fino in fondo Spanghero, sembra un buon momento questo per la squadra ospite, invece Aviano prende il largo grazie alle bombe di Axel Valente, super prestazione del numero 23, ex giocatore del sistema, qui la seconda tripla consecutiva, terzo quarto chiuso da un canestro proprio sulla sirena di Davide Crestan, che qui vediamo canestro con il tabellone, punteggio 54 a 45 per l'Aviano Basket, che prova a chiudere definitivamente la partita con Max Rizzo, ancora tutto in piedi il pubblico del Palasport di Aviano, Santos però non molla, prova subito a rientrare in partita con Dolce da mezzo angolo, poi con questo bel palleggio arresto e tiro di Bettin, gli ospiti metteranno veramente paura alla squadra di coach Starnoni, tornando fino al meno 3 con questo canestro impossibile di Dolce, niente però da fare per il Santos perché con questa penetrazione Marco Bomben chiude definitivamente la partita, Aviano che può esultare, vince in gara 1, proverà a chiudere la serie mercoledì a Trieste, 67-62 il punteggio finale, 14 per Bomben, 16 per Gabriele Crevatin.